Ciao ragazzuoli e benvenuti ad una nuova puntata di Film che mai vedremo. Nella puntata di oggi andrò a parlare di film, o meglio di progetti cinematografici, perché questo è il termine più adatto, davvero straordinari. Cioè si tratta di film che se fossero usciti sarebbero state davvero delle bombe assolute. Io infatti adesso che ero lì che preparavo appunto il pezzo per il video piangevo ogni volta che leggevo i titoli di questi film, perché davvero sono delle cose assolutamente straordinarie. Però dato che vi vedo che non state più nella pelle, direi di incominciare immediatamente. Andiamo! Apro questo video parlando del progetto cinematografico di Cuore di Tenebra di Orson Welles. Orson Welles è conosciuto all'unanimità come uno dei più grandi registi della storia del cinema, capace di cambiarne per sempre le sorti con il suo Quarto Potere. Un film che, anche se uscito più di 70 anni fa, continua ad essere considerato da molti come uno dei più bei film mai usciti appunto nella storia del cinema. Anzi, ne approfitto perché se vi interessa un'analisi dettagliata su questo splendido capolavoro, vi invito a guardare il mio video in merito. Welles però non è che ebbe tutto pronto quando decise di cimentarsi nel mondo della cinematografia e anzi si vide negare tanti progetti, uno dei quali fu proprio una trasposizione cinematografica del romanzo di Conrad Cuore di Tenebra. Un libro che ebbe una trasposizione cinematografica qualche anno più tardi, conosciuta con il nome di Apocalypse Now, anch'essa nata non senza problemi. Orson Welles, però, da bravo sperimentatore qual era, voleva girare un film completamente in soggettiva del protagonista, che di tanto in tanto lo si sarebbe visto o fumare o bere un qualcosa. Il motivo, o meglio, i motivi per i quali questo film non fu realizzato sono di carattere economico, ma anche di carattere politico, in quanto la sceneggiatura esaltava il fascismo in un modo abbastanza marcato, ma soprattutto anche di carattere rivoluzionario, in quanto lo spettatore del tempo non era abituato a questo tipo di riprese, quindi c'era il rischio che rimanesse confuso e non sarebbe stato in grado di apprezzare completamente il film. Sicuramente sarebbe venuto fuori un film molto bene realizzato tecnicamente, con delle grosse influenze anche sulla metanarrazione e, come appunto il romanzo di Conrad, con un forte messaggio di fondo. Adesso è il turno di un altro film davvero potentissimo, Torso di David Fincher. David Fincher è un nome, una garanzia. Potrei stare qua fino a domani mattina nell'elogiare tutti i suoi film, da Seven a Fight Club, passando poi per Millennium. Quello che però pochi sanno è che fu ingaggiato per l'adattamento cinematografico della graphic novel di stampo thriller criminale, appunto chiamata Torso, nella quale un assassino uccideva le persone e lasciava sulla scena del crimine soltanto appunto il loro torso. Il protagonista della vicenda era Elliot Ness, il poliziotto che fondò la task force per cercare di arrestare Al Capone, la cui vicenda è descritta molto bene nel film Gli Intoccabili di Brian De Palma. Cioè, voglio dire, voi ve lo immaginate tipo una sorta di Seven o anche di Zodiac, però ambientato negli anni 30? Cioè, una roba davvero fantastica. Il fatto che non fu realizzato è da ricercare nel budget richiesto, che era troppo alto, e in alcune divergenze nate durante la realizzazione del curioso caso di Benjamin Button. Davvero un gran peccato. Dopo due film di un certo calibro è ora di passare a un qualcosa di più grezzo, ed ecco a voi Crusade di Paul Verhoeven. Se dico Verhoeven e Schwarzenegger, la prima cosa che ci viene in mente è quella figata di film che risponde al nome di Atto di Forza. Ma voi lo sapete che i due avevano in mente di fare anche un altro progetto assieme? Il progetto prende appunto il nome di Crusade, o Crociata se preferite il termine italiano. Con un budget di 100 milioni e con attori di un certo calibro, quindi oltre al già citato Schwarzenegger stiamo parlando anche di Charlton Heston, di Gary Sinise, di John Turturro, appunto il film in questione avrebbe trattato, come si evince dal titolo, di una crociata, però in puro stile Verhoeven, quindi con corpi mutilati, con violenza, sangue, e in un modo molto simile a quanto fatto con Starship Troopers, anche con una certa critica nei confronti dei cristiani che appunto uccidevano i cosiddetti infedeli. Il motivo per cui non fu realizzato, indovinate un po', per l'ennesima volta, il budget.
La Carolco voleva delle garanzie, Verhoeven non fu in grado di dargliele, per cui il progetto venne accantonato. Ma non finisce qui, perché lo studio, dopo aver deciso appunto di non finanziare questo film, disse: non abbiamo finanziato il film di Verhoeven, però aspettate un attimo, c'è quest'altro bel progettino che sembra interessante, Corsari di Renny Harlin, perché non gli diamo a lui 100 milioni di dollari? Ed è in quel preciso istante che finanziarono il più grande flop di tutti i tempi, che portò appunto la Carolco al fallimento. E anche in questo caso, se non l'avete fatto, vi invito a vedere il mio video a riguardo, in cui appunto ne parlo in un modo più dettagliato. Chiudo il video con un film d'animazione, The Search for Mickey Mouse della Disney. La Disney quanti lungometraggi animati ha fatto? Non so, sparo un numero così, 50? Più o meno? Però non mi pare sia mai stato detto se tutti questi film, cioè dividendo quelli con protagonisti dei personaggi umani rispetto a quelli con personaggi antropomorfi, appunto non è mai stato detto se tutti questi film siano ambientati nel medesimo universo. Fatto sta che nel 2002, per festeggiare i 75 anni di Topolino, la Disney mise in cantiere The Search for Mickey Mouse, un lungometraggio animato nel quale Topolino appunto veniva rapito, e questo costringeva Minnie ad intraprendere una missione di salvataggio. Durante la sua avventura avrebbe incontrato e chiesto aiuto a diversi personaggi provenienti da altri film Disney, come per esempio Basil l'investigatopo, Robin Hood, Alice, Aladdin. Il progetto non fu realizzato data la grande mole di lavoro richiesta nel cercare di costruire una buona storia con tutti questi personaggi coinvolti, quindi come una sorta di Kingdom Hearts su pellicola, nel quale appunto tanti personaggi rimangono coinvolti. Il problema però in questo tipo di storie è che se la scrittura anche dei personaggi non è perfetta, si rischia di fare un gran casino. Quindi quando ci sono queste sceneggiature con tanti personaggi e qualcuno è descritto meglio rispetto ad altri, poi appunto si rischia di fare soltanto un gran casino. No, un momento, ho sentito... ma qualcuno ha detto Suicide Squad per caso? Bene ragazzuoli, il video è finito, io come al solito vi ringrazio per avermi visto, come al solito vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate a riguardo, ma anche di film che magari non sono stati realizzati, che avete sentito e che vi sarebbe piaciuto vedere. Un bel pollicione, iscrivetevi se non l'avete fatto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!